Telespettatori di Telequattro, benvenuti al nostro consueto appuntamento in diretta che precede il telegiornale delle 13:20 e che poi tornerà dalle 13:40 fino circa alle 14:30. Dunque, come al solito, in questa prima. Sì. Abbiate pazienza, col microfono è meglio, vi chiedo scusa, sono inconvenienti che capitano, del resto ero in redazione fino a qualche minuto fa. Allora, vi ridò il buongiorno. Allora, questa diretta straordinaria vi terrà compagnia fino alle 13:20, vale a dire prima del telegiornale, appunto. Poi dopo continueremo fino alle 14:30. Allora, siamo in attesa, se volete potete chiamare allo 040 31 39 93 oppure inviare delle mail a svegliatrieste@telequattro.it. Sono questi i momenti in cui si discute a livello governativo come, diciamo poi, insomma, bisogna essere anche un po' come chiudere, cioè se far diventare tutto il nostro paese zona rossa, se farlo diventare zona arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio. La riunione tra il Presidente del Consiglio e gli esperti è iniziata alle 12, alle 12 per dire la verità c'è una riunione con i capi delegazione dei partiti, quindi figuriamoci, per decidere appunto sul Natale. Questo al momento, quindi più di questo non è dato sapere. Vedremo se già durante le nostre dirette qualche cosa di più si conoscerà. E difatti questo è anche, vedete, il titolo, diciamo, il titolo principale della pagina online del Corriere della Sera. Italia zona rossa o arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio, oggi la riunione per decidere, il PD preme, è tempo di scelte rigorose. Intanto c'è una telefonata in linea, sentiamo, buongiorno. Buongiorno signor Bosazzi. Buongiorno, prego. Buongiorno. Allora adesso ascoltavo anche un poco il signor Zaia, no? Sì. Sì, E si è arrabbiatissimo, il gradito che andremo a finire in grosso. è anche probabile. Perché io proprio nessuno vuole ascoltare. C'è proprio il secondo titolo del Corriere, il Veneto treme un crollo, ospedali ai limiti, Zaia chiede la zona rossa fino al 6 gennaio. Tutti i poveri anziani resta a casa o in casa di riposo, però quella gente che vuole andare folla, vuole andare in bar, vuole andare dappertutto, ma almeno che venga via l'ori Eh no, tutto. questo, insomma, no, adesso non arriviamo a queste cose, insomma, no? No, Perché ma poi, ecco, insomma i testardi, dai, i fino al. testardi, i vuole andare in Jugo, i vuole andare in montagna, i vuole tutto. Insomma, diciamo che c'è un certo egoismo, dai. Grazie, L'ascolti, signor Bosazzi, lo saluto buona e giornata. anche buone feste. Grazie, grazie anche a lei. A voi, a voi, a voi. Anche a lei. Allora, scuole a turni, però questo riguarda Milano, quindi lasciamo stare. Vaccino anti-coronavirus, quante dosi all'Italia, a chi andranno e quale sarà il prezzo per un privato? Previsto in tutto 202 milioni di dosi, ma all'inizio saranno solo 1 milione e 800 mila. Si parte dai centri anziani e dal personale di servizi pubblici e scuole e poi si chiede il Corriere della Sera. Andiamo allora, ops, chiedo scusa, eccoci, andiamo ancora avanti, vediamo, no, dunque non c'è.
Per quanto riguarda il coronavirus, il Corriere si ferma a quelle notizie. Vediamo invece che cosa ci racconta la Repubblica, se per ipotesi Repubblica cambia un po' la prospettiva. Allora, ecco, fondamentalmente il governo verso la scelta della zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio, Franceschini restrizioni per evitare terza ondata, ora anche i governatori leghisti chiedono misure drastiche, Zaia serve la zona rossa. Scuola a rischio la riapertura il 7 gennaio, la protesta degli insegnanti, così pagheranno i ragazzi. Vaccini V-Day entro Capodanno e campagna dall'Epifania, ma non ci sono dosi per tutti. E ancora, come vedete, via libera al piano vaccini, si parte i primi di gennaio, in settimana le istruzioni alle regioni. Andiamo chi è in linea, buongiorno. Buongiorno, pronto, sono io. Prego, sì, buongiorno. Buongiorno, sì, volevo fare alcune considerazioni sul problema delle zone gialle, arancioni, rosse. In Sì. realtà il problema è legato al comportamento delle persone. Al fine del primo lockdown si era detto che non si doveva ricadere negli errori di assembramenti perché la nostra economia non avrebbe potuto sopportare altri problemi di quel genere. Invece siamo sempre nella stessa situazione e la gente non fa assolutamente attenzione a mantenere quelle quattro misure che sarebbero sufficienti per evitare le situazioni in cui noi ci troviamo. Non è possibile che ci siano attività commerciali che operano fin dal primo lockdown senza mascherine e senza leggi di protezione e non è possibile che nessuno se ne sia accorto. Non è possibile che la gente fumi in strada abbassando la mascherina. Vorrei sapere per quale motivo questo è consentito. Non è possibile che il 5-10% di persone giri per strada senza mascherina o con il naso fuori. Non è possibile vedere i mezzi pubblici guidati da autisti che nella gran parte dei casi guidano senza mascherina o con il naso fuori. Non è possibile vedere pattuglie delle forze dell'ordine in transito, quindi non fermi ai bordi delle strade, senza mascherine. Non è possibile vedere autoambulanze del 118 con persone a bordo senza mascherine. Queste situazioni in cui noi ci troviamo ci dicono che siamo tutti tanto bravi, ma nessuno fa niente. Ecco, Sì, spero che qualcuno senta e che con domani le cose possano cambiare, perché è una cosa veramente vergognosa ed è sotto gli occhi di tutti. Grazie. le considerazioni di questo telespettatore, logicamente poi dopo voglio dire, dovrebbero parlare, chiedo scusa, dovrebbero parlare alla coscienza di noi tutti, no? Effettivamente. È come se qualcosa fosse di colpo saltato per aria, ecco, insomma, no? Ed effettivamente ci sono certe cose che si notano. Devo dire, questo che ha detto le cose che ha elencato il Signore, io non le sottoscrivo perché non le ho sicuramente viste, però insomma porta una testimonianza che deve assolutamente valere, ripeto, soprattutto come richiamo a tutti noi, insomma. Allora, c'è un io penso che si possa far vedere, insomma, anche perché un telespettatore, il signor Lucio, ci invia questa è Dice bisogna seguire il parere di una persona che sa, e quindi c'è questa foto di Rocco che invita, diciamo così, a rimanere a casa. È abbastanza divertente, per dire la verità. Dunque, andiamo a vedere se poi ci sono, chiedo scusa, altre mail. No. E quindi io andrei ancora su Repubblica per questa notizia. È una notizia di carattere nazionale, ma insomma si vede che, vabbè, certe cose questi anni sembrano strane. Comunque, boh, assolda un picchiatore perché spezzi le dita al figlio omosessuale, non deve fare più il chirurgo. La cosa è successa a Torino, quindi insomma nella civile Torino.
La cosa non è andata, diciamo, a fine, perché questo picchiatore ha avvertito il figlio di questa persona. Pensate la cattiveria, ma soprattutto l'ignoranza di questo padre, insomma, sembra strano, no? Dice, assoldo un picchiatore perché spezzi le dita al figlio gay. Il fatto è che questo ragazzo è un chirurgo, quindi se la cosa fosse andata avanti, cioè, provate solo ad immaginare, va bene, lasciamo stare, dai, che mi sembra meglio. Nel 2020, insomma, certe cose, ma non lo so, insomma, vabbè. Allora, sempre su Repubblica c'è un'intervista con il dissidente sovietico, chiedo scusa, con il dissidente russo Navalny. Nessun dubbio, è partito da Putin l'ordine di avvelenarmi. E poi, sempre parlando anche di coronavirus, ecco qua, tra i dimenticati dell'Uganda, dove la pandemia uccide a 5 anni. Ancora poi la corsa delle donne, Antonella Bellutti sfida Giovanni Malagò alla guida del CONI. Ah, quindi sarà anche interessante vedere come si metteranno, insomma. Scendiamo un attimo nella pagina online di Repubblica. Dunque, qui si parla di Roma, i sospetti sull'accordo PD Movimento 5 Stelle a Roma, i Dem cosa direbbero agli elettori sui 5 anni di Raggi. E poi ancora questioni che riguardano la manovra, ancora il caso Augias, diciamo così. E poi volevo vedere se arrivavamo. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Prego. Sì, ma lì guardo la TV, però vedo che c'è. Pronto? Sì, pronto. Ma sento un'altra voce. Beh, tanto parli, poi dopo vediamo. Abbassi il volume della televisione. Più basso. Così sì, ecco, lì è Ecco, basso. boh, perfetto. Ma mi per TV, però vedo che non so mi. E va bene, non è che possiamo inquadrarla, non è che abbiamo le telecamere a Cosa sì? casa. No, siccome volevo dire una cosa, no? Sì. Mi la guardo spesso perché, diciamo, sono sulla segnaletta, no? E quindi non ho niente da fare, guardare, però le guardo a volte perché sono abbastanza così, cioè mi sono triestino e quindi, Ok. ecco, lei è il signor Bozzati, Sì. quindi più o meno la mia età, perché sono 64, Ah, ok, la stessa età allora, sì. quindi più o meno non siamo là. Però è vero che certa gente, non so, la vendi lei come presentatore, no? Non la sa neanche lei da certe risposte. La vedo come in difficoltà. Non è che si può sapere tutto. Eccolo, ma la gente devi capire che, per esempio, la mascherina serve o non serve, e se la gente pensa ogni giorno per conto suo, la capisci questo? Sì. La gente ormai si stufa di questa roba qua, tira molla qua, la mascherina, ma soprattutto con la mascherina, perché vedo che la gente se ne frega, cioè non sai chi che protesta, chi che dice va bene, chi protesta di nuovo, chi va bene. Capisci? Se non sei una cosa, cioè
vedo che tanti segni, cioè mi vedo lei, signor Losatti, che la vedo in difficoltà a certe risposte. No, anche perché ci sono delle cose, ci sono delle cose anche abbastanza ovvie, per dire la verità, e delle cose alle quali ci chiedono delle cose cui non possiamo rispondere anche delle volte. Eccolo, ma sì, ma la gente che l'è finita, cioè, inutile sempre la tirare, perché mi non so come dire con sempre le solite robe. La gente non porta nel bus, la gente per strada se ne frega, non porta la mascherina. No, no, è corretto. Quello che dice è corretto. La devo interrompere perché siamo in pubblicità. La pubblicità prima del telegiornale. Grazie comunque per aver sottolineato ancora una volta un dato abbastanza evidente, cioè che non si può procedere individualmente, ecco, insomma, le mascherine bisogna portarle e bisogna rispettare le regole. L'abbiamo ripetuto non so quante volte anche qua, però insomma, giova ripeterlo ulteriormente, e proprio per quelli che non hanno rispettato le regole, con tutta probabilità arriveremo appunto a questa zona rossa per Natale. Ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13:20 del nostro telegiornale. Non si placa la polemica in merito alla questione Regione Porto Vecchio. Ieri il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russa aveva espresso le proprie perplessità in seguito ad un emendamento presentato dalla giunta regionale. Oggi c'è una vibrante replica da parte del sindaco di Piazza, affidata per il momento alla pagina Facebook del sindaco, che dice: dopo tanti anni al Senato ed ora in Consiglio regionale con il centro-sinistra, il consigliere Russo non ha ancora imparato a leggere le carte o spera che i cittadini siano, dice il sindaco, stupidi a credere a queste fesserie. Nel primo caso capiamo molte cose, nel secondo dovrebbe leggere il decalogo di famiglia della comunicazione non ostile, dove si consiglia di non dire bugie. Detto questo, spiego al consigliere che i magazzini verranno venduti alla regione, non regalati, e il loro valore, insieme agli interventi per i servizi legati agli immobili, saranno scorporati dai 26 milioni totali. La differenza verrà utilizzata per l'infrastrutturazione, che consentirà la totale rivalutazione di tutti i magazzini del Porto Vecchio di Trieste, che potranno essere venduti ad un prezzo più alto dal momento che saranno ristrutturati rispetto al valore attuale. Visto che saranno, chiedo scusa, infrastrutturati, scrive il sindaco, rispetto al valore attuale. Purtroppo non mi sorprende che Russo non comprenda queste cose, data la predilezione a frequentare i salotti piuttosto che amministrare. Queste sono le parole molto dure del sindaco di Piazza, che intervisteremo poi per l'edizione di questa sera. Sulla questione è intervenuto anche questa mattina, ospite di Sveglia Trieste, il consigliere comunale della Lega Everest Bertoli, e Bernardo Gulotta ci ha preparato un estratto da questa replica, anch'essa piuttosto dura. Il caro senatore Russo, insomma, impara qualcosa di nuovo, visto che non ci ha capito nulla di quello che è successo ieri in regione. Ripeto, questi 26 milioni di euro che al Comune di Trieste servono adesso per infrastrutturizzare l'area di quell'area, vengono dati dalla regione al Comune di Trieste nel prossimo triennio per fare questi lavori. Ma vengono comunque prestati, giusto? Ma certo, okay. Il comune di questa parte trasferisce alla regione la proprietà dei due immobili, okay, e quel valore degli immobili viene detratto, senatore Russo,
ascolti, viene detratto dalla cifra di 26 milioni, quindi non dovrà essere restituito. Così come verrà detratto dalla cifra di 26 milioni tutte le opere di urbanizzazione pertinenti all'area degli immobili che vengono trasferiti. Quelle già fatte o quelle in divenire. Anche quelle che verranno fatte, okay. Pertinenti ai due immobili della regione. Sì. Della restante cifra, che è una piccola parte, potremmo azzardare una stima attorno ai 4-5 milioni, insomma, è tutto, che verrà restituita dal 2025 al 2034, in realtà sono opere di urbanizzazione che vengono realizzate per gli altri immobili e che verranno pagate poi da chi acquisterà quegli immobili. Come Trieste non solo non ci rimette un euro in questa operazione, ci guadagna perché l'area aumenta di valore, l'ho già detto, una casa senza energia elettrica, senza, parliamo di economia 4.0, 5.0, non arriva la fibra, non arriva nulla, stiamo facendo tutto questo e lo stiamo facendo grazie ad un contributo importante della regione. Allora, e lo concludo qua, e voglio essere polemico, perché io accetto tutto, in campagna elettorale accetto tutto, dobbiamo attaccarci, non accetto l'ignoranza. Ripeto, tutto mi sarei immaginato, tranne l'incapacità di una persona che francamente si presenta bene, ma evidentemente a livello di contenuti è pari a zero. L'ipotesi del piano vaccinale presentato dal governo nella riunione odierna, con una previsione di inizio nei primi giorni di gennaio che potrebbe essere anticipata a fine anno, vede già pronte le nostre strutture regionali e ci auguriamo un'alta adesione. Lo ha affermato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine della videoconferenza operativa sul piano vaccinale con i ministri Boccia e Speranza, con il commissario straordinario Arcuri e i componenti della conferenza delle regioni. Ci siamo già dotati di frigoriferi per la conservazione delle dosi vaccinali, ha ribadito Fedriga, e identificato i siti dove effettuare le vaccinazioni. Auspichiamo un'ampia partecipazione al vaccino, la cui somministrazione partirà dagli operatori sanitari, sociosanitari e dagli ospiti delle strutture residenziali per anziani. All'incontro ha partecipato anche il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi, che ha sottolineato come la macchina è partita. Attendiamo le disposizioni in termini di tempi e numeri di dosi vaccinali disponibili da parte del governo. I 5 siti sono disponibili, l'anagrafe della volontarietà sta partendo. E sempre per quanto riguarda la regione e il coronavirus, l'assessore Riccardi ha parlato di un piano per migliorare l'afflusso di avvisi alle persone che sono isolate, rendere la comunicazione più immediata per chi è isolato in quarantena e migliorare la gestione dei flussi informativi. Sono appunto gli obiettivi di una sperimentazione che partirà a breve, proprio dal Friuli Venezia Giulia, per supportare il Dipartimento di Prevenzione nella sorveglianza delle persone isolate. Una misura, informa la nota della Regione, che mette insieme la risposta sanitaria con il sistema dei sindaci e della Protezione Civile. A informare sull'impianto del progetto, appunto, il vice governatore Riccardo Riccardi, durante una videoconferenza con i 28 sindaci dei comuni dell'ambito della Carnia e i vertici dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Ora la cronaca. Un triestino di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri di via Hermet per spaccio di sostanze stupefacenti. In casa sua anche 4.000 euro in contanti e banconote false per 350 euro. Droga, spaccio e soldi falsi. Questo è quello che hanno trovato i carabinieri in un appartamento di via Frescobaldi, dove abita un 64enne triestino già noto alle forze dell'ordine, ora agli arresti domiciliari. L'episodio risale al 10 dicembre. I militari di via Hermet indagavano da tempo sul via Vai che c'era presso quell'abitazione. Con mirati servizi di appostamento, gli investigatori avevano riscontrato un intenso traffico di droga, riuscendo poi a individuare l'appartamento utilizzato dagli acquirenti triestini. All'interno dell'abitazione i carabinieri hanno trovato circa 50 grammi di eroina e 130 di marijuana e tutto il materiale per il confezionamento della droga. I militari hanno anche trovato 4.000 euro in contanti derivati dalla vendita delle sostanze stupefacenti. Il denaro è stato subito sequestrato, ma non è finita qui. Il 64enne in casa teneva anche banconote false per un ammontare di 350 euro. Lo spacciatore triestino è stato dunque arrestato e sottoposto a regime domiciliare a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Una perdita di greggio si è verificata questa mattina nella zona industriale lungo il canale navigabile, lo rende noto SIOT, gruppo tale che gestisce l'oleodotto transalpino, precisando che il problema è stato causato dal danneggiamento di una linea di trasferimento dell'oleodotto che collega il terminale marino SIOT al parco serbatoi nell'ambito di operazioni di carotaggio. Il piano di emergenza, aggiunge SIOT nella nota, è stato immediatamente attivato e 15 minuti dopo l'accaduto sono iniziate le operazioni di recupero e di contenimento. La SIOT precisa inoltre che la situazione è sotto controllo e che le squadre operative erano appunto sul e sono ancora sul posto. Chiedo scusa, ho fatto aspettare il collegamento con la polizia locale. Buongiorno a chi è in linea per noi. Ispettore Schilani, buongiorno a lei e a tutti. Buongiorno ispettore, mi scusi ancora. Cosa ci racconta di questa mattinata? Nessun problema, siamo qui a disposizione. Per quanto riguarda la mattinata, trascorsa solo con interventi di routine, qualche piccolo incidente, ma nulla di rilevante o degno della cronaca. Per quanto riguarda la via Sinico, è stata riaperta il transito, la via è stata interessata da un incendio di un autoveicolo, tutto si è risolto e il transito adesso è regolare. Per quanto riguarda la situazione attuale sul centro cittadino, il traffico è scorrevole, non ci sono zone particolari di interesse. Nel pomeriggio non sono previste né manifestazioni né l'istituzione di nuovi cantieri, quindi tutto dovrebbe scorrere regolarmente, questo anche per la mattinata di domani. E quindi non avrei al momento null'altro da aggiungere. Perfetto, la linea. La ringrazio ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Allora, ammonta a 37 miliardi e mezzo la cifra stanziata dall'Unione Europea per il 2021 per mitigare gli effetti della crisi causata dal coronavirus. Altri 10 miliardi arriveranno per il 2022. Via libera dagli eurodeputati agli aiuti extra per le regioni in risposta alla pandemia di coronavirus e alle sue conseguenze sociali e sanitarie. Il Parlamento europeo ha infatti approvato React-EU, un pacchetto da 47 miliardi e mezzo di euro per contribuire a mitigare gli effetti immediati della crisi nelle regioni dell'Unione europea. L'iniziativa è stata approvata con 654 voti favorevoli, 23 contrari e 17 astensioni. Gli aiuti saranno erogati attraverso i fondi strutturali dell'Unione europea. Sono stati stanziati 37 miliardi e mezzo di euro per il 2021 e 10 miliardi di euro per il 2022. Le operazioni di React-EU sono ammissibili al finanziamento dal 1 febbraio 2020 con effetto retroattivo. Le risorse possono essere spese fino alla fine del 2023. I paesi dell'Unione potranno destinare parte delle risorse al Fondo Sociale Europeo, al Fondo per gli aiuti europei agli indigenti, all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e ai programmi transfrontalieri. Gli investimenti si concentreranno sui settori più colpiti dalle ripercussioni economiche della pandemia. I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Trieste hanno sequestrato 40 tra macchinari e attrezzature per la preparazione del cibo, affettatrici, tagliaverdure e macchine per hot dog, per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e per la mancata conformità alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatori. Le verifiche sono state condotte nell'ambito delle attività di controllo sui flussi commerciali in arrivo al porto. Dagli approfondimenti sulla documentazione e dalle perizie è stato constatato che la merce proveniente dalla Cina è destinata a una società del Pordenonese, violava i diritti di brevetto sul design, già depositato da un'altra società italiana operante nel medesimo settore. Inoltre, secondo quanto emerso da ulteriori accertamenti, sulle etichettature e sui libretti di istruzione dei macchinari sequestrati e di altre attrezzature della stessa spedizione non erano riportati i requisiti essenziali previsti dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti. I dati parlano chiaro e confermano quello che, sotto certi aspetti, era anche facile prevedere. Il turismo è il settore più colpito dall'emergenza coronavirus. In un anno il comparto ha perso 53 miliardi. Il turismo è il comparto più colpito dalla crisi pandemica che ha investito il mondo. Il 2020 in Italia chiude con 53 miliardi di euro in meno rispetto al 2019, contrazione dovuta principalmente alla riduzione di turisti internazionali in tutto l'arco dell'anno e che nei mesi estivi ha superato il 60%. L'analisi predittiva dei primi tre mesi del 2021, basata su scenari coronavirus a forte restrizione sociale, indica una perdita stimata di 7 miliardi
900 milioni di euro, con una riduzione del 60% dei flussi italiani e dell'85% di quelli stranieri. Tra luglio e ottobre 2020 un quinto di consumatori a livello mondiale ha dichiarato di voler rinunciare ai viaggi internazionali, citando tra le motivazioni quella di voler ridurre l'impatto ambientale. La scorsa estate ben l'81% dei turisti italiani ha scelto mete in base a criteri di sicurezza e l'attività sportiva è stata la principale motivazione di vacanza. Tali comportamenti sono destinati a perdurare nel tempo, condizionando fortemente le scelte di destinazione. Il 74% delle imprese ricettive, secondo il presidente di ISNART Roberto Di Vincenzo, non crede di ritornare ai livelli occupazionali del 2019, una forza lavoro che potrebbe essere riconvertita e ricollocata verso le nuove forme di offerta innovativa, anche e soprattutto nel binomio cultura-turismo. Abbiamo il dovere di sostenere tutte le spese del settore ad attraversare questo tempo complicato e questo deserto, ha affermato il ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini, ma contemporaneamente dobbiamo prepararci a governare la crescita impetuosa che il turismo italiano tornerà ad avere appena l'emergenza sanitaria sarà finita. Davvero da queste immagini si capisce che indipendentemente da ogni altra considerazione il nostro è il paese più bello del mondo. Allora, andiamo al meteo, situazione generale, correnti occidentali fresche e umide interessano il Friuli Venezia Giulia, domani rimonterà l'anticiclone mediterraneo con aria mite e secca in quota, più umida nei bassi strati sul mare rispetto all'area alpina, venerdì tornerà aria più fresca in quota. Vediamo dunque la per oggi cielo da variabile a nuvoloso con la possibilità di qualche debole pioggia, possibili foschie notturne nelle valli e in pianura. Per quanto riguarda invece domani si prevede cielo poco nuvoloso sui monti, alta pianura, variabile su bassa pianura e costa, possibile maggior nuvolosità sulla costa orientale e sul Carso. Inversione termica notturna nelle valli, di notte possibili nebbie in pianura e nelle valli. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torniamo ancora in diretta.